Siamo qui a Palazzo Barberini per studiare la Fornarina di Raffaello, forse una delle opere più importanti di Raffaello, attraverso il sistema macro XRF sviluppato in collaborazione con l'azienda Ars Mensure e i laboratori NFN di Roma 3. L'analisi che stiamo facendo oggi serve a mappare gli elementi presenti sull'opera di Raffaello. Come facciamo questa cosa? La facciamo utilizzando sostanzialmente uno strumento che abbiamo messo a punto noi della sezione dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Roma 3, e questo strumento utilizza i raggi X per eccitare gli atomi presenti, e dalla energia del fotone dell'atomo che si disseccita noi sappiamo qual è l'atomo che lo ha emesso. Ed è la prima volta che è stato possibile costruire uno strumento che ha la velocità sufficiente per esaminare grandi aree. Stiamo parlando di una tavola che è dell'ordine di 60x80 cm ed è assolutamente trasportabile. Quindi a fine di questo lavoro sarà presente per ogni elemento chimico sufficientemente pesante la mappatura precisa della sua posizione nella tavola del Raffaello. E questo è assolutamente importante per, ad esempio, caratterizzare il tipo di pigmenti utilizzati.